Questo è il mio uomo. Nessuno riuscirà mai a rubarmi il mio uomo. No, che bello. Quanto sono felice, non riesco a crederci. È sbagliato quello che facciamo. No, se io lo amo e lui mi ama, staremo insieme per tutta la vita, recupereremo la nostra storia d'amore e saremo felici per sempre. Se magari bussassi, potrei decidere se puoi entrare. Non ci ho pensato. Non ci hai pensato? Perché sei qui? Niente di buono, eh? Ecco, volevo sapere, sai dove sono i piccoli? Sono in giro a divertirsi. Dove vai? So già che stanno giocando da qualche parte. Intendo, sai esattamente dove sono. Mettiamo in chiaro le cose. Primo, alzati dalla mia sedia, perché nessuno ti ha dato il permesso di entrare nella mia stanza. Secondo, io non ho un radar, i bambini sono usciti, allora che ti importa? A te dovrebbe interessare. Di che parli? Credo che sia molto importante che tu sappia sempre dove sono i ragazzi, con chi sono e dove sono, perché altrimenti come fai a sapere se per caso gli capita qualcosa? Ma che uccello del malaugurio che sei, che angoscia, sono con Segundo, che è un tipo responsabile, che cosa gli può succedere? Quello che voglio io gli può succedere, mia cara ragazza. Volevi vedermi cattiva? Bene, posso esserlo, posso essere molto più che cattiva, posso essere cattivissima. Lo sapevo che non eri cambiata. No, certo, non sono cambiata affatto e non cambierò mai. Non la smetterò fino a quando non ti avrò tolto anche l'ultima goccia di felicità. Ma cosa credevi tu, ruba uomini, che non ti avessi vista baciare Massimo? Credevi questo? Pensavi che non ti avessi vista con le tue mani viscide sul suo viso? Voglio che tu sappia una cosa, hai soltanto un secondo, servetta mia cara, per andare a dire a Massimo che lo lasci, che non starai più con lui, che stavi solo giocando con lui, perché altrimenti qualcosa di molto brutto succederà ai tuoi piccolini. Quindi scegli o Massimo o la tranquillità dei bambini.